Eccoci qua con un'altra tecnica degli spettro acqua. Questa volta vi faccio uno sfondo, poi infine realizzeremo delle chiasse, diciamo, tipo questo. Quindi io ora mi scelgo i colori. Faccio tre colori, anzi, siamo quattro colori e scelgo questi. Quindi è un rosa, un terracotta, questo verde e questo marrone. Ora, e questa volta invece del solito blocco di vetro userò questo qui perché è più piccolo, mi serve per fare lo sfondo, quindi sto blocco acrilico. Ma se avete anche il vetro più piccolo va bene. Io adesso perché l'ho fissato sempre al mio tappetino in modo che non si muova. Quindi facciamo lo sfondo. Io sporco il mio blocco. Poi con lo spruzzino, ah, non vi ho detto che vi serve anche questo, e un pezzo di carta Scottish. Io uso questo tipo di pennello questa volta, e con lo spruzzino ci andiamo a spruzzare sopra e lo andiamo imprimere nella nostra, vedete? Card, in modo da fare uno sfondo. Pulisco il mio blocco, asciugo una volta che ho asciugato, mi preparo il mio Scottes e mi faccio tipo un tampone così. Prendo l'acqua e questo pennello con la punta così e faccio cadere delle gocce di acqua sul mio sfondo. Poi con la carta vado a asciugare dove ho messo l'acqua, magari anche qua, e
avremo il nostro sfondo macchiato. Vediamo. Ed ecco qua, vedete, qui c'è rimasta un altro po' di acqua. Ed ecco qua il nostro sfondo, vedete, macchiato. Anche questa è un'altra tecnica molto veloce e carina da fare. Anche questa si può usare nel mix media, per esempio. Anche questo video è terminato, spero che vi sia stato d'aiuto. Come ho detto nell'altro video, i colori e Spectrum Acqua li trovate su prettykit.com e ciao al prossimo video.